Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio presentare Jean Borl. La lavagna può essere usata da chiunque, basta avere un account Google. Noi la vedremo integrata in Google G Suite for Education. Funziona sia da browser che da mobile. C'è l'app per Android e per iOS. Nelle applicazioni per mobile ci sono delle funzioni in più, esempio si trasformano gli schizzi in disegni con la funzione di AutoDraw, è presente uno strumento di riconoscimento della scrittura e possiamo anche incollare il link della Jean Board nella chat di Meet e visualizzarlo in Meet. Vediamo ora come funziona dentro G Suite. Dai tre puntini vado nelle app G Suite e cerco Jean Board. Questa è Jean Board con tutte le prove che ho fatto per il suo utilizzo. E controllo che il mio account sia quello di G Suite, sì. Ok, con il più aggiungo una nuova Jean, che è senza titolo e la chiamerò qui, non so, prova di testing. Ok, l'ho nominata quindi e ora vediamo le funzionalità presenti nella lavagna online, la penna. Posso scegliere il colore della penna, ad esempio il rosso. Ok. Posso il pennarello, usare il pennarello, facciamolo verde. Ok. Possiamo usare l'evidenziatore giallo. Ok. E possiamo usare il pennello, questa volta azzurro. Possiamo inserire delle note adesive. Esempio, posso scrivere benvenute e benvenuti. Salvarle. Prima di salvarle posso scegliere anche un altro colore della nota adesiva, il blu. Salva e vedete che ho inserito la mia nota adesiva. Posso poi che posso naturalmente spostare la nota adesiva, la posso ingrandire. Posso poi aggiungere un nuovo frame, una nuova pagina, inserire nella nuova pagina delle immagini, le posso caricare dal mio computer. Adesso le vado un attimo a cercare, cerco delle immagini. Qualsiasi, vediamo se le trovo velocemente. Ecco. Diciamo quelle ultime. Ne ho tantissime e quindi facciamo un maggio 2020, ne inserisco uno qualsiasi. Ok,
Ok. Questa, magari. Quindi la aggiungo. Sì, la trascino qui. La aggiungo. Ok, e vedete che poi la posso spostare questa immagine come desidero. Posso naturalmente aggiungere una nota adesiva, mondi virtuali. E salvare. Ok. Questa nota adesiva. Posso inserire un'altra pagina per vedere come inserire altre immagini, ricercare immagini con Google. Ad esempio, potrei cercare sì, Paradiso. Mettiamo, per dire qualsiasi cosa vogliate, scegliere una immagine, seleziona e vedremo con un po' di lentezza comparire. Se non ne scegliamo un'altra, se non viene, elimina, inseriamo un'altra. Forse è un po' troppo pesante questa, seleziona. Ecco, è venuta e posso usare anche il laser per indicare l'immagine, vedete che il laser scompare. Ora io sono in Jamboard con un account a G Suite. Posso condividere con il mio account normale, ad esempio di Gmail. Ecco, questo invia. Perché ho fatto questo? Perché dal mio iPad che adesso vi voglio mostrare sono collegata con l'applicazione normale, quindi quella del mio account personale Gmail. E quindi volevo farvi vedere come è possibile integrare le lavagne di Jamboard sui vari dispositivi e sui vari account. Ok, ora vado sul mio iPad, ti mostro. Ok, questo è il mio iPad, condivido, scusate che duplico lo schermo. Per mostrarvi. Ok. Sono entrata in iPad in Jamboard. Potrei anche ritornare alla pagina iniziale dell'iPad, aprire l'applicazione Jamboard e vedete che è comparsa la prova di testing che avevo realizzato poi in G Suite. Ora volevo farvi vedere le componenti aggiuntive nell'applicazione per iPad. Clicco sul più per create uno JAM nuovo e non so se riuscite a individuarle bene, vedete che oltre alle applicazioni che ritroviamo nella app web, troviamo anche un più,
con altre, quindi funzionalità, possiamo inserire i soliti sticky note che erano presenti anche sull'applicazione web, delle immagini, dei driver content, una camera, delle immagini library e degli sticker. Vedremo tutto ora con calma. Però se vado nella funzione penna, oltre alle funzioni che ritrovavo della penna anche nell'app di G Suite, trovo anche un assistive drawing tools che apro e mi dà la possibilità con la prima icona, esempio, di scrivere del testo e che questo sia riconosciuto. Quindi scrivo sulla questa pagina, ad esempio, ciao. Ok, mi ha riconosciuto, beh, mi tolgo quello che era aggiuntivo, mi ha riconosciuto ciao. Poi posso sempre con questa funzione, ho il riconoscimento delle forme, come vedete, e se creo una forma, subito mi viene riconosciuta. Potrei poi creare anche un'altra forma. Non viene stavolta. Quindi prendiamo, perché l'avevo fatta bianca, l'ho fatta rossa, ora vedete che ho il riconoscimento delle forme. Ora passo a una nuova pagina, mettiamo che in questa applicazione io voglia poi inserire, preparare una lezione per i miei studenti su Montale, clicco su Sticky Notes e scrivo Eugenio. Montale. Meglio che lo faccia maiuscolo. Ok. Eugenio Montale, do l'invio, ok, e voi vedete che posso posizionare qui lo sticker, poi posso aggiungere una immagine, posso andarla a cercare con questa casella di ricerca. Ricercarla, scrivo Montale, quindi faccio invio, mi dà la possibilità di scegliere tra le immagini, ne scelgo una, la prima che mi è venuta, ok. Posso, okay, spostare l'immagine, la posso ingrandire e posizionare qui. Creo una nuova pagina e in questa pagina voglio mettere una
potrei aggiungere un drive content, un contenuto drive se avessi preparato, ad esempio, una presentazione di Montale, potrei aggiungere un'immagine, potrei aggiungere dalla library, io aggiungo un'immagine dal web e vado a scrivere Montale, ossi di seppia, che avevo già calcolato, e inserisco questa, ok? E ho inserito ossi di seppia. Potrei anche, se volessi, non mi piacesse, cestinarla. Vedete che ho la funzione cestino lì in basso. Mi sta bene questo ossi di seppia. Posso scrivere poi, sempre usando uno sticky note, e dire ossi di seppia. Ok. Quindi posiziono qui ossi di seppia, questo lo rimpicciolisco, posso anche ruotarlo, come vedete. Posso poi, con le funzionalità che mi dà l'app per mobile, aggiungere degli sticker. Ne ho aggiunto uno. Ok, vedete? Questo è lo sticker aggiunto. Vabbè, può essere gradevole inserirlo per gli studenti. Posso aggiungere poi, se volessi, attraverso lo strumento dell'Assistive Drawing Tools, agendo sulla più penna, aggiungere il riconoscimento di un'immagine. Ad esempio, potrei qui disegnare, non so, adesso non mi viene in mente che cosa disegnare, una caraffa. Lui mi dà la possibilità di scegliere tra quindi gli oggetti predefiniti. Clicco su, ho scelto quello, e quindi do l'ok, mi ha posizionato anche questa immagine. Posso, sempre per farvi vedere lo strumento, sempre con l'Assistive Drawing Tools, sempre per le immagini, potrei voler disegnare, ad esempio, una bottiglia. Ok, mi dà la possibilità di scegliere tra una serie di oggetti che hanno attinenza, che appartengono alla categoria delle bottiglie, e vabbè, ne sceglierò una, questa. Ok, solo ok, eccetera. Come vedete, ho quindi utilizzato alcune funzioni dell'applicazione. Dell'applicazione, e ora vedete che questa applicazione, che aveva come prima pagina ciao, ok, non ha il nome, quindi vado a darglielo con un rinomina. E nella rinomina scrivo, esempio, prova di prova.
Ok, faccio invio. Prova di prova. Ora ho il solito problema che l'applicazione da mobile è collegata al mio account personale di Gmail e non a quello di G Suite. Allora vado in condividi, aggiungi persone e aggiungerò il mio indirizzo di G Suite. Questo, ok, l'ho ritrovato e per collegarmi in scrittura a questo account. Quindi vedete che Google ho condiviso prova di prova con me stessa. Questo per quanto riguarda l'applicazione che noi abbiamo. Quindi sul web. Volevo ora farvi ritornare all'applicazione faccio un ricarica, all'applicazione che si trova sul mio computer in G Suite. Vedete che è comparsa facendo il reload prova di prova. Quella che ho realizzato sull'iPad. Ora potrei aprirla e introdurre qui una qualche novità. Esempio, potrei usare la penna in rosso e non so, creare delle linee. Ok? Ora andiamo a vedere sull'applicazione sull'iPad e vedrete che la linea è comparsa anche sull'applicazione dell'iPad. Ok. Ora posso aprire un Google Meet. Una nuova finestra, mi assicuro di essere col mio account G Suite. Dai tre puntini apro Meet, okay, partecipa a una riunione o avviala, ok, continua. Partecipa. Ho partecipato, posso condividere quindi il presenta ora, presenta il tuo schermo intero, ok? Quindi vado a condividere il mio schermo intero. Quindi sono ora in web conferencing, ok, e sto presentando, vado in tab resize, ok, e posso quindi condividere sia l'applicazione sia sull'iPad, questa però non lo voglio spostare, lo metto sotto, oppure posso condividere, come vedete, la Jamboard. Quindi prova di Jamboard. Ok, quindi ho condiviso l'applicazione che è costituita, va bene, di quattro
frame. Ok. Ora era per vedere, per fargli vedere che comunque è possibile operare anche all'interno di Meet per condividere la lavagna e per poi scrivere su questa lavagna. Per esempio, posso scrivere qualche cosa sulla lavagna, ho cancellato. Posso quindi con la penna in modalità presentazione mostrare qualche cosa, quindi sto presentando e utilizzando la lavagna, non solo mi serve la lavagna per far vedere quello che ho già preparato, ad esempio potrebbe essere un Alesso, questa è una prova, ma anche per aggiungere un qualche cosa. Esempio, una nota adesiva. Salvare la nota e quindi vedete che queste sono le funzionalità di condivisione della lavagna. Ritorno in Google Meet e interrompo la condivisione. Grazie dell'attenzione, arrivederci. Ah, volevo anche dirvi un'altra cosa prima di interrompere la condivisione, che se vado in chat, questa è la chat, posso andando nella prova, ad esempio, prova di prova, potrei scaricare questa prova di prova, scaricarla come PDF, potrei rimuoverla e fare tutte le altre operazioni, però potrei anche condividere nella chat di Meet, potrei condividere il link, ok, quindi della Jamboard con gli utenti. Interrompo ora la condivisione e vi saluto. Buona serata.